Bello. Bellissimo. Ecco, vedete? Quando si comincia a invecchiare, si ama sempre di più, si amano sempre di più gli animali. Ma si parla con loro e questo succede quando si hanno le delusioni dagli uomini. Ma la verità è che gli animali noi li amiamo un po' in ritardo, quando appunto siamo delusi dagli uomini. Invece c'è qualcuno che li ha amati sempre. Bisognerebbe conoscerli sempre, parlare con loro sempre. Diciamo questo perché abbiamo appuntamento appunto con qualcuno che ha vissuto sempre, ha fatto sempre parlare gli animali, cioè Walt Disney, cioè uno dei più grandi favolisti della nostra epoca. Eccolo là. Signor Disney, vedendo adesso questi animali qui al giardino zoologico, pensavamo che lei ha vissuto la prima infanzia in mezzo agli animali, in mezzo a una fattoria. Forse questo ha avuto influenza su di lei. Ma che differenza tra gli animali di Walt Disney che parlano e gli animali di La Fontaine, di Esopo e di Andersen? Noi seguiamo oggi il metodo di La Fontaine. Gli animali della Fontaine parlano come animali, sono animali. Nei secoli passati invece usavano gli animali per prendere in caricatura gli uomini, per caratterizzare le varie sfumature della tipologia umana. Per Christian Andersen il discorso cambia. Christian Andersen usa nelle sue storie molti animali, eppure, secondo me, non è un favolista. Andersen è soltanto un narratore. Mi piacciono queste scimmie. Mi piace osservare le scimmie perché le scimmie che vedo mi fanno tornare alla mente quella gente che si vede nelle spiagge del mio paese, in America, una umanità pigra, faticata, senza niente da fare. Andiamo un po' in giro a vedere gli altri animali insieme a Walt Disney. Signor Disney, passeggiando adesso in questo giardino zoologico, pensavo a quel grande giardino che lei ha fatto in California, cioè a Disneyland. Cos'è esattamente? Non lo sappiamo che cos'è, ma non sappiamo com'è nata, qual è stata l'idea di questo grande parco. Disneyland non fu creata solamente per i bambini e neanche solamente per i grandi, fu fatta per divertire tutti e devo dire che fu veramente un successo, perché gente da ogni parte del mondo continua a venire a visitare Disneyland e ogni anno noi abbiamo 5 milioni di visitatori. Negli ultimi 7 anni infatti ne abbiamo contati più di 30 milioni e si tenga presente che Disneyland non è un Luna Park, è una mostra che cambia ogni anno di continuo, in continua fase di aggiornamento e in questa mostra vengono esposti i segni del progresso umano, senza che però ne venga a perdere il fascino della natura, dell'avventura, della favola. E mi piace di metterci anche dentro tutte quelle cose che ho visto e conosciuto durante la lavorazione dei miei film, o anche durante i viaggi, come anche forse durante questo viaggio in Italia. Fermiamoci un momento di fronte a questa tigre. Questa tigre è veramente molto bella. La tigre è molto interessante, ma dopo tutto io la considero soltanto come un enorme gatto. Lei crede che esiste un animale veramente cattivo nel regno animale? Vede, ci sono nella natura degli animali cosiddetti assassini, quelli che cioè obbediscono alla sete di uccidere e nei quali la ferocia prevale sul bisogno di abbattere la preda per sopravvivere. Ma la maggior parte degli animali, quasi tutti gli animali, uccidono solo per vivere. Animals in nature only kill when it's necessary to live. Mi piacciono queste giraffe, signor Disney. Le dirò, la giraffa è un animale che mi piace, che mi diverte, che mi lascia perplesso. Ma io preferisco credere a quella favola che vuole la giraffa nata dopo una laboriosa riunione di un comitato con molti consiglieri e tutti questi consiglieri non si trovavano d'accordo e allora da questo disaccordo è nato questo animale. That was created by a committee. E ha due ragazze e queste ragazze quando erano piccole devono essere state molto felici
perché hanno vissuto con un padre come lei, che le raccontava tante storie. Sì, le mie figlie quando erano molto piccole si divertivano alle storie, alle mie storie, alle storie di Topolino. Ma sovente, anche adesso che sono ormai grandi, sovente mi servo delle mie figlie per ispirarmi, rileggendo ad esempio quelle storie che più le hanno interessate. Così il loro gradimento, il loro parere, mi è prezioso nella scelta del soggetto per i miei lavori. They love very much Topolino? Oh, yes. Le mie figlie sono cresciute insieme a Topolino. Signor Dinesi, ma come è nato Mickey Mouse? How is born Mickey Mouse? Can you... Oh, Posso dire che Topolino fu il frutto di un affinamento di tutte le fatiche e di tutti i lavori nei quali mi ero cimentato prima. E Topolino venne fuori in questo modo dalla necessità, insomma, fu il bisogno, il padre di Topolino. The mother of the mouse. Lei ha fatto la voce di Mickey. Oh, no? Yeah. Chi avete voi? Topolino. Yes, Topolino. Volete voi? Wow. Okay. You? Yeah. Ha fatto Walt Disney la voce di Mickey Mouse. Com'è questa voce? Can you do this? Oh, it's kind of silly without the mouse. Yes. You know? Because it's nothing but... Oh, it's a high falsetto you talk of. Little... You know, silly. No? Ma ci sono qui dei ragazzi... Dei ragazzi che mi sembra che gli vogliono chiedere qualche cosa, Vogliamo sentire questi ragazzi? Potete venire qua? Ecco, questi ragazzi vogliono chiedere qualcosa a Walt Disney, venite pure. Buongiorno. Signor Walt Disney. Buongiorno, how are you? Beh, che cosa volete chiedere a Disney? Perché Topolino e Minnie non si sposano mai e sono sempre fidanzati? Well, I don't think it'd be good for his Disney career. Dice a due ragazzi che non sarebbe permesso. Infatti c'è un contratto, c'è una clausola precisa che vieta di sposarsi. E questi due hanno firmato un contratto a vita e quindi rimarranno fidanzati a vita. Ma lui ha un disegno qui da mostrare, no? Yeah. Vuole far vedere qualcosa? What's this? Oh, I see, yes, yes. What is that now? See this one here, this is interesting, huh? Excuse me, Mr. Disney. Why Mickey Mouse doesn't come? Doesn't come here? Yes, no, in the picture. It's finished? Oh, no. Lei mi domanda perché Topolino non appare negli ultimi film. Beh, e vede, è un po' invecchiato. E adesso se la prende un po' comoda, perché 32 anni per un topo, mi creda, sono moltissimi. Disney, bye.